24 ore di fila al pronto soccorso dell'ospedale maggiore di Modica per registrare ciò che accade, raccogliere le esperienze degli utenti e sensibilizzare politiche e comunità rispetto ad un tema, quello della sanità pubblica, centrale per la vita di tutti. Questi temi dell'iniziativa allestita dal Partito Democratico di Modica in programma dalle 13 del 17 novembre alle 13 del giorno dopo. Mentre a Palermo si discute e si litiga sulle nomine di manager e dirigenti, gli ospedali di pronto soccorso scoppiano, spiega il segretario cittadino Salvatore, poi Al centro del dibattito politico del governo siciliano piuttosto che la salute dei cittadini ci sono altri pensieri le poltrone da spartire una politica più attenta e sensibile invece dovrebbe occuparsi dei posti letto da potenziare quelli dell'isola sono al di sotto della media nazionale e quelli del nostro territorio ebleo sempre più dimenticata al di sotto di quella regionale degli intollerabili tempi delle liste d'attesa per esami e visite delle stressanti condizioni di lavoro del personale sanitario i disagi e le devastanti esperienze che subiscono gli utenti del pronto soccorso prosegue poi domani sono all'ordine del giorno ognuno di noi ha esperienza diretta in diretta dei disservizi che riguardano oltre la carenza dei posti letto la mancanza di personale medico all'interno dell'ospedale in qualche turno anche nelle ambulanze medicalizzate noi saremo al pronto soccorso dell'ospedale maggiore per 24 ore di fila ascolteremo le proposte dei cittadini conclude l'esponente dem e insieme alle nostre le consegneremo ai rappresentanti politici del nostro territorio Diffondere tra gli studenti e le famiglie la cultura della salute e del benessere attraverso corretti stili di vita e informare sulle nuove scoperte terapeutiche, questi gli obiettivi dei giorni della ricerca, progetto AIRC che ha visto questa mattina un importante incontro tra gli alunni delle classi terze di scuola secondaria di primo grado e la ricercatrice AIRC, dottoressa Rosanna Piccirillo, all'istituto Poi Domani di Modica. All'incremento delle risorse da destinare al lavoro prezioso e fondamentale dei ricercatori. Si tratta di un'iniziativa legata alla campagna Scuola dell'Associazione Italiana Ricerca sul Cancro e diciamo, io un po' sono in doppia veste perché, oltre ad essere eh, docente dell'Istituto Comprensivo Raffaele, poi domani sono anche delegata locale dell'AIRC. La campagna Scuola ha l'obiettivo di raggiungere le giovani generazioni e i ragazzi che sono molto attenti, devo dire, alla salute e l'AIRC intende proprio da una parte eh, approfondire il tema del del corretto stile di vita, quindi per evitare l'insorgenza dei tumori, ma anche far conoscere ai ragazzi l'esperienza del ricercatore di laboratorio, che poi sono quelli finanziati proprio con i progetti di sovvenzione AIRC. Le nuove generazioni saranno i ricercatori e gli adulti di domani, quindi loro è molto importante che conoscano i vari tipi di lavoro che ci sono per poter scegliere meglio. E poi questo lavoro essendo molto dietro le quinte... È un lavoro nascosto, però noi ricercatori da, da diversi anni a questa parte stiamo uscendo dai laboratori, incontriamo sia il pubblico adulto che il pubblico meno adulto e io dal Milano sono venuta qua in Sicilia anche per incontrare eh, i ragazzini di questa isola, perché anche loro comunque hanno diritto a conoscere il nostro lavoro e ho cercato di tradurre in linguaggio semplice un lavoro molto complesso. Spero di esserci riuscita. Mi hanno chiesto um, in quale fasi uh, è composta l'attività di ricerca e io ho portato anche un esperimento ad esempio perché mi rendo conto che il nostro lavoro dietro le quinte è un lavoro per specialisti, per addetti al lavoro, quindi esperti nel settore. Per me è stata una sfida cercare di tradurre a livello pratico quello che facciamo in laboratorio e la ragazzina era molto interessata, ho cercato di sperare con un esperimento concreto sul lavaggio delle mani. Cosa c'è sulle nostre mani quando non le laviamo? Tutti i batteri che ingurgitiamo se ci mangiamo le unghie di mani non lavate o mangiamo con mani non lavate. Siamo a novembre, come ogni anno AIRC si impegna a portare dei ricercatori nelle scuole perché così diamo la possibilità a tutti di capire realmente dove vanno a finire i soldi. Quindi l'impegno di ciascuno di noi quanto è importante per la ricerca. I ricercatori sono persone che non vediamo, con cui non abbiamo contatto ed è importante far capire sin dai ragazzi più piccoli sia stimolarli al lavoro di Ricercatore, ma anche far capire che il piccolo sforzo che si può fare donando i 2 euro, acquistando i cioccolattini, la zalea, eccetera, quanto è importante e che ricaduta ha nella vita di tutti i giorni e nella cura di queste malattie. L'autunno caldo seppur con qualche ritardo è ufficialmente iniziato venerdì infatti il pubblico impiego sarà in piazza il 20 novembre invece toccherà il settore privato lo sciopero generale indetto da CGL Will vedrà a Ragusa una manifestazione di fronte all'ospedale Giovanni Paolo II incroceranno le braccia a livello nazionale tutte le categorie del pubblico impiego sanità, enti, locali, stato, regioni, scuola, università e ricerca e del privato in appalto ai pubblici servizi compreso il trasporto lo sciopero generale del 17 novembre punta al cuore delle politiche economiche del governo spiega la CGL a partire dalla legge di bilancio che sfugge dai problemi e bisogni reali del paese, attuando taglia alla spesa sociale con ricadute pesantissime sul lavoro, pensioni e sui servizi fondamentali come sanità e scuola. Pubblico impiego, pensioni, tagli agli enti locali, sanità, scuole, università, trasporti: punti principali di una vertenza omnicomprensiva che vede numerose rivendicazioni portate avanti dagli esponenti sindacali di categoria a tutti i livelli. Venerdì, come detto, lo sciopero nazionale di otto ore si svolgerà con una manifestazione provinciale alle 10 nel piazzale dell'ospedale Giovanni Paolo II a Ragusa, dove si svolgeranno gli interventi dei lavoratori e dei segretari generali di CGL Ragusa e Will Sicilia Aria Vasta. Oltre 2400 firme già raccolte per la petizione allestita su change.org da Graziella Perticone per chiedere di bloccare il piano di dimensionamento scolastico della provincia di Ragusa, la comunità educante della provincia di Ragusa dice no alla proposta del piano di dimensionamento scolastico in seguito all'applicazione del decreto ministeriale 127 del 30 agosto 2023, spiega la Perticone raccogliendo le adesioni di insegnanti e lavoratori del mondo della scuola nella provincia, ma anche di genitori di diversi alunni. La proposta inoltrata prevede la soppressione infatti di 6 Istituzioni scolastiche nella nostra provincia, la cui ricaduta sarebbe deleteria sia per l'alto numero di perdita di posti di lavoro, sia per la creazione di istituzioni scolastiche con altissimo numero di alunni, conclude la stessa promotrice. Nel frattempo, Adriano Rizia, segretario FLC CGL Sicilia, spiega le ragioni dello sciopero. Che venerdì vedrà in piazza insieme agli altri comparti anche quello scolastico e universitario. Un governo che si sta manifestando come uno dei peggiori degli ultimi anni e non soltanto per l'orientamento politico di destra, ma anche per le scelte che ha fatto in questo primo anno di. Vita a cominciare dal disegno di legge sul presidenzialismo. Una riforma pericolosa che ha lo scopo esclusivo di dare più poteri al Premier, esautorando invece il Parlamento e il Presidente della Repubblica, punto di riferimento importantissimo in questi anni nel nostro Paese. Così Rizza che aggiunge le proprie perplessità rispetto a una riforma come quella dell'autonomia differenziata che ha lo scopo di frammentare il nostro paese in 20 piccoli stati, con un'unica sola grande conseguenza: cioè di penalizzare le regioni del Mezzogiorno, destinate a diventare più povere di quanto già non lo siano. E poi la questione del dimensionamento scolastico continua Rizza una follia decisa con una norma inserita nella legge di bilancio 2023 che ha lo scopo di risparmiare 88 milioni di euro e che determinerà l'eliminazione a cominciare dal prossimo anno del 10 delle autonomie scolastiche nel nostro paese di cui 100 sono in Sicilia c'è infine una grande verità conclude Rizza che molti fanno finta di non conoscere il calo demografico del mezzogiorno e in particolare della Sicilia una regione che da qui a 20 anni secondo l'istat perderà 1,5 milioni di abitanti ad andare via saranno soprattutto i giovani la Sicilia sarà una terra di anziani assistiti da migliaia di badanti, non è questo ciò che vogliamo, non è questo il futuro che vogliamo per i nostri figli e i nostri nipoti e se bisogna fare qualcosa è bene farlo adesso perché domani sarebbe già troppo tardi. Gli agenti della Polizia di Stato, a seguito di un'intensa attività di indagine, vengono a conoscenza che un 45enne incensurato a Vittoria detiene illegalmente armi. Così procedono alla perquisizione in casa e trovano grazie a Iocco, il Labrador in forza alla Polizia, una pistola Beretta a calibro 7.65 con matricola Brasa e un caricatore rifornito di cartucce, perfettamente funzionante e pronto per essere utilizzato. L'uomo, risultato sprovvisto di porto d'armi, è stato tratto in arresto per il reato di porto abusivo di arma clandestina e ricettazione. Dopo le formalità di rito, su disposizione del PM di turno, è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'arma clandestina è stata sottoposta a sequestro e sarà inviata al gabinetto regionale di polizia scientifica di Catania per le relative analisi balistiche, al fine di accertare se la stessa sia stata utilizzata per la commissione di reati. Vittorio Fortunato è il bimbo che tre anni fa, il 4 novembre del 2020, nacque a Modica, quello che poi si scoprì essere il padre, un commerciante di Ragusa, lo abbandonò e poi ne inscenò il ritrovamento di fronte al proprio negozio. Salvato dalla polizia, Vittorio Fortunato era arrivato in ospedale in emergenza dove fu subito curato e poi affidato ad una famiglia del siracusano. Ma ora dovrà tornare alla madre naturale entro il 28 dicembre di quest'anno, o almeno così ha stabilito una sentenza non definitiva del Tribunale dei minorenni di Catania in ossequio alla decisione della Cassazione in Merito. Peraltro, la madre naturale, accusata insieme al padre, già condannata a due anni di reclusione e di abbandono di minore, aveva sostenuto di non voler abbandonare il bambino ma di averlo affidato al padre per portarlo in ospedale, cosa che poi non avvenne. La Cassazione le ha dato ragione, specificando che il Tribunale dei minori non avrebbe tenuto conto, nel decidere in merito allo stato di adottabilità, del diritto dei genitori naturali di ravvedersi, quindi la Corte di Appello di Catania ha revocato l'adottabilità e ora ha stabilito il ritorno alla madre biologica, autorizzando i servizi sociali ad avvalersi delle forze. Dell'ordine per il ritiro coatto del bimbo nel pieno interesse del minore. I genitori adottivi così hanno lanciato su Change.org una petizione. Lasciate Miele, il soprannome che gli avevano dato non appena accolto in casa, con la sua mamma e il suo papà, che ha già raccolto oltre 21.000 firme in pochi giorni. Per si legge non permettere che il nostro bambino sia costretto a subire un secondo abbandono che provocherebbe un trauma indelebile ed irreparabile. Lui conosce una sola mamma e un solo papà da sempre, noi che lo amiamo incondizionatamente così come lui ama follemente noi. Il forte calo dell'inflazione ad ottobre è un mero effetto ottico dovuto unicamente a due fattori, la drastica riduzione dei prezzi dei beni energetici e il confronto con ottobre 2022 segnato da un aumento record dei prezzi al dettaglio. Lo afferma Francesco Tanasi, segretario nazionale Codacons, commentando i dati definitivi forniti oggi dall'Istat. I numeri sull'inflazione non devono trarre in inganno, avvisa il Codacons. La consistente decelerazione del tasso è dovuta unicamente al forte rallentamento dei prezzi dei beni energetici, che su base annua registrano un meno 17,7% per quelli non regolamentati, un meno 31,7% quelli regolamentati. Il confronto avviene poi col 2022, anno caratterizzato da un'impennata record dei listini al dettaglio in tutti i settori, altro fattore che incide sul tasso attuale di inflazione. Il carrello della spesa invece continua a salire a ritmi sostenuti e segna ad ottobre un più 6,1%, con voci alimentari e bevande analcoliche che su base annua cresce del più 6,5%, equivalente ad una maggiore spesa solo per il cibo pari a più 523 euro annui per un nucleo con due figli. Secondo Tanasi, una mera illusione ottica è il calo dell'inflazione, che non deve far pensare che l'emergenza prezzi sia terminata. Al contrario, i listini dei beni primari e dei prodotti più acquistati dalle famiglie continuano a crescere a ritmi sostenuti, e nemmeno il paniere salva spesa varato ad ottobre dal governo ha riportato i prezzi a livelli accettabili.